Allora, ciao e intanto complimenti per questo evento, veramente molto, mi sembra benissimo organizzato, vediamo tantissime persone, il gazebi, l'assistenza, c'è anche questi dell'associazione Adige Soccorso. Allora, qui abbiamo Yuri Canarin, ricordami il nome, scusa. Boscolo Matteo. Ecco, raccontateci un po' come si svilupperanno queste gare, sia fra oggi e domani, giusto? Certo. Sì, certo. Vai Yuri. Allora, parto io. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui a Marina Foce Adige per la seconda tappa della Touring Cup. È il primo trofeo di regolarità di porto commerciale ferramenta. Spieghiamo semplicemente di cosa si parla. Io parlo di porto regolarità e Matteo della Touring. Allora, regolarità di porto, come le gare di macchine di regolarità, non vince chi va più forte, ma chi è più preciso con i controlli a tempo. E l'abbiamo, si è svolta partendo qua dall'Adige fino a Cavarzere e ritorno, c'erano bensì 7 controlli orari tra cui qualche segreto. Fino a Cavarzere? Fino a Cavarzere, 52 km di un bel pezzo. Abbiamo attraversato appunto Chioggia, Rosolina, Cavarzere e ritorno, e la manifestazione si sta concludendo adesso per quanto riguarda la regolarità. Mentre oggi pomeriggio dalle 4 e domani la mattina dalle 10 e pomeriggio dalle 3 ci sono le gare della Touring Cup, e vi lascio Matteo che vi racconta. Sì, la Touring Cup è un campionato italiano di imbarcazioni monocarena, monomotore, che quest'anno vede svolgersi, appunto, vede battersi una contro l'altra circa una 35ina di imbarcazioni, partendo dalla prima tappa che c'è stata a maggio nella bellissima Aquileia e Grado. E oggi ci ritroviamo appunto a Rosolina per la seconda tappa e terza di campionato italiano, e poi ci ritroveremo nuovamente a Como per la chiusura, diciamo, del mondo della motonautica, delle gare di motonautica, che si svolge sempre con la famosa 100 miglia dell'Ario. E le barche oggi in gara appunto sono imbarcazioni monocarena, sono lunghe massimo 8 metri, all'interno ci sono da 1 a 2 piloti, monomotore sia entrobordo che fuoribordo. Sono barche molto performanti, però di derivazione di porto. Le velocità comunque sono attorno a 320-130 km/h, quindi sono velocità molto importanti. E appunto oggi pomeriggio, come anticipava Yuri, ci sarà alle 4 per chi volesse venire a vedere le prove libere in mare di fronte a Rosolina, e domani sarà una giornata molto piena di eventi, perché avremo appunto alle 10 di mattina la gara 1 e alle 3 del pomeriggio avremo la gara 2. E a seguire appunto le premiazioni, quindi domani sarà una giornata. La premiazione sempre qui alla Dassena Foce Adige? Sì, certo. Sì, certo, assolutamente. E comunque, anche se la gara si svolge, diciamo, davanti a Rosolina, il punto di partenza è sempre da qua, insomma. Sì, sì, esatto. Questi qui sono i paddock sono qui, esatto, i paddock sono qui a Marina Foce Adige, e quindi per chi volesse venire a vedere, a curiosare, ci sono anche degli stand enogastronomici per rinfrescarsi e mangiare qualcosa. Complimenti, perché veramente è veramente organizzata benissimo, perché fare queste cose non è facile, chiede tantissimo impegno. Esatto. E vi siamo grati, perché insomma sono sempre, anche se c'è Rosolina, ma Rosolina comunque qui. Abbiamo il patrocinio sia di Chioggia che di Rosolina. E quindi grazie, perché veramente è bello che ci sia appunto qualcuno che si dà da fare in questa maniera. Vediamo tanti equipaggi anche non solo di Chioggia. Certo, è da tutta Italia. Tutta Italia, campionato italiano. C'è da ringraziare ovviamente, oltre che Marina Foce Adige per la fantastica ospitalità, ovviamente il comune di Chioggia e Rosolina per averci dato il patrocinio. Un grazie anche alle forze dell'ordine, chi è qui per la sicurezza, ma soprattutto quelli che ci hanno permesso di organizzare questo evento e ci hanno dato appunto le disponibilità degli specchi d'acqua, quindi la capitaneria. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi, buongiorno. Vi aspettiamo.